Parliamo con Roberto Venturato della gara di oggi con il Caravaggio, una prestazione diametralmente opposta nel primo e nel secondo tempo. Sì, siamo partiti male anche oggi. Sicuramente abbiamo fatto il primo quarto d'ora 20 minuti, non come l'avevamo preparato la partita. Il Caravaggio ci ha messo un po' in difficoltà perché sono bravi su queste palle alte quando danno calci di punizione, calci d'angolo, situazioni in cui devono lottare, andare a giocare le seconde palle, lo sapevamo, ci avevamo preparati per affrontarla in modo diverso, non ci siamo riusciti, abbiamo avuto qualche ripartenza poi nella parte finale del primo tempo in cui siamo stati anche abbastanza pericolosi ma non incisivi. Il secondo tempo, secondo me, è stato sicuramente migliore. Abbiamo fatto una prestazione positiva e abbiamo creato qualcosa in più. Siamo stati incisivi e un po' anche fortunati. Nel calcio ci sta a essere anche la fortuna va ricercata, chiaramente per la prestazione fatta, per la voglia, per la determinazione messa in campo nel secondo tempo, il risultato ci sta. Un Pergo che ha vinto forse il di là dei propri meriti per la prima volta quest'anno rispetto, diciamo, a quello che si è visto soprattutto nel primo tempo. Mi dispiace sempre che si vada alla ricerca che il Pergo demeriti o che il Pergo è una squadra che lotta tutte le domeniche per cercare di fare il proprio risultato come tutte le squadre. Io credo che noi non siamo superiori a nessuno, dobbiamo imparare a essere umili, a lottare, a cercare di portarci a casa il risultato perché lottiamo tutte le domeniche su ogni palla, in ogni situazione per cercare di portarcelo a casa e questo credo che sia l'atteggiamento giusto. Nel secondo tempo l'abbiamo avuto e siamo stati premiati per aver avuto un atteggiamento voglioso, determinato e capace poi di mettere in pratica alcune cose che questa squadra ha, alcuni valori che questa squadra ha, però non mi pare sia giusto che sempre continuiamo a incidere o a mettere dentro il coltello nella piaga dove sembra che noi non facciamo niente. Ci sono anche gli avversari che sono bravi, tutti. Ognuno ha delle qualità, durante una partita ci possono essere un quarto d'ora, i 20 minuti in cui gli altri sono più bravi di noi e c'è stato anche oggi, forse anche di più di 20 minuti, però siamo stati bravi a tener lì e abbiamo avuto la capacità di tenerla sullo 0-0, poi abbiamo preso un gol banale, stupido, che va evitato sicuramente perché avevamo in possesso di palla noi alla fine del primo tempo e nel secondo tempo credo che abbiamo meritato di vincere, per la prestazione fatta, però. Sono stati decisivi i cambi secondo te? Quelli due effettuati subito all'inizio del secondo tempo? Beh, Urmi ha preso questa botta in testa, non stava neanche tanto bene. Mi sarebbe piaciuto poter avere un altro cambio durante la partita, però ho dovuto fare un cambio forzato e uno l'avevo già deciso a 5 minuti dalla fine del primo tempo di fare entrare Ardini, che magari ci supportava un po' di più in mezzo al campo per quantità, per corsa, per capacità di proporsi negli Lì è stata spazi. la chiave del match. Sicuramente è un ragazzo che ha delle qualità anche lui e che adesso sta approfittando di questa situazione e si è messo in vista e sicuramente nel secondo tempo siamo riusciti a esprimerci meglio.